Tragico schianto sulla statale a Osimo, perde la vita una ragazza di 22 anni, la mamma scrive su Facebook: siamo morti con te. Infiltrazioni d'acqua e travi pericolanti, famiglia evacuata a Sassonia di Fanno, il papà lancia un appello al comune: aiutateci a trovare una sistemazione, non sappiamo dove andare. Tra poco in collegamento l'assessore al welfare Dimitri Tinti. Caro bollette, nuova stangata in arrivo, senza aiuti del governo a ottobre, quella della luce rischia un aumento di quasi il 60%. La situazione è molto difficile, purtroppo dobbiamo stringere tutti. Parco agrivoltaico, vertice in provincia tra Paolini, Rossi e Fanesi, il presidente esprime forte preoccupazione. Ci sono altri siti più adatti, ha detto, non si può deturpare una collina. Venerdì sera assemblea pubblica a Cartoceto per illustrare il progetto alla città. Alberi piantati da poco e già morti, ecco lo scenario segnalato dai reporter di strada in alcune aree verdi del comune di Fano. A Urbino torna il Festival del giornalismo culturale, tra gli ospiti della 10ª edizione Gianrico Carofiglio, Agnese Pini, Angelo Piero Cappello e Luigi Conto. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dai nostri titoli. Una 22enne di Colle Marino, Aurora Caruso, è morta in un incidente avvenuto ieri sera poco dopo le ore 21 lungo la strada statale 16 nel comune di Osimo, all'altezza dello svincolo per il centro commerciale Cargo Pierre. La giovane stava viaggiando a bordo della sua Alfa 147 quando ha centrato lateralmente una Opel Astra ed è stata sbalzata contro il guardrail. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due veicoli procedeva sulla statale mentre l'altro si doveva immettere provenendo da una via laterale. A causa del violento impatto, la vettura della ragazza è stata completamente dilaniata. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la 22enne non c'è stato nulla da fare. Ferito anche ragazzo, un 21enne di Polverigi, che era al volante dell'altra auto, è stato portato dall'ambulanza al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità. In un post su Facebook la mamma della giovane ha gridato tutto il suo dolore. Non ho più parole, ha scritto, oggi siamo morti con te. Cambiamo argomento. A Sassonia di Fano una coppia di tunisini con tre figli minori è stata evacuata a causa di infiltrazioni d'acqua e travi pericolose. Il papà tramite Fano TV ha lanciato un appello al comune affinché li aiuti a trovare una sistemazione temporanea. Questi sono andati via tutti, nessuno gli ha dato un'inserzione, non lo so, all'ultimo deve trovare qualcosa da solo, in privato, un albergo, come faccio io, come faccio? È disperato Benazouz Riad, l'uomo che questa mattina è stato fatto evacuare insieme alla sua famiglia dall'ultimo piano del condominio situato in via Caduti del Mare 47, di fronte all'istituto professionale Volta. Come ci ha raccontato l'amministratrice Angelica Alecata, a causa delle infiltrazioni d'acqua dal tetto è stata contattata una ditta specializzata, la quale ha poi riscontrato tre travi gravemente danneggiate, dunque pericolose. Allertati i vigili del fuoco, l'appartamento è stato dichiarato inagibile sul posto, anche la polizia locale. La famiglia che era all'interno, che è in affitto da un proprietario, quindi loro sono inquilini e sono marito e moglie con tre bambini minorenni, sono stati tirati fuori dall'appartamento. I pompieri li hanno aiutati a tirar fuori le loro cose, i libri dei ragazzi, tutto quello che a loro serviva, però al momento non è stato fatto nulla di più, quindi i bagagli sono al piano terra, loro sono parcheggiati qui al piano terra. Dal punto di vista burocratico, che cosa si è fatto e come vi state muovendo in questo senso? Io dovrò provvedere quanto prima alla ristrutturazione del tetto, cercheremo di farlo nei tempi tecnici strettamente necessari proprio, però l'urgenza adesso è per la famiglia. Non avete avuto aiuto o assistenza dal comune? Per il momento no, è stato chiamato il sindaco questa mattina alle 10, ho assistito io proprio alle telefonate, ma non è arrivato. Sono stati chiamati i servizi sociali per occuparsi della cosa, non è venuto nessuno, spero che qualcuno si occupi di loro, perché comunque hanno tre bimbi ed è importante questo, che devono andare a scuola, si devono poter lavare, devono mangiare, devono fare tutto. I miei figli arriveranno tra poco, ci ha poi detto il capofamiglia, e non so che cosa dobbiamo fare. Non abbiamo un tetto, poi anche dove abito io, di sotto, c'è una casa da 3 anni chiusa, casa popolare, da 3 anni chiusa. Io ho fatto la domanda, da 20 anni che ho fatto la domanda per casa popolare, non mi hanno detto niente. E c'è una casa sotto di me, da 3 anni chiusa, non c'è nessuno. Conoscete al momento le tempistiche?
No, non sappiamo, però hanno detto che ci vuole molto, ci vuole minimo 2 mesi, perché tutto il tetto che è ceduto c'è un problema grosso e urgente. E lì, quando è arrivato i vigili, ha detto che rischiamo la vita, se stiamo lì sotto rischia che cade tutto e succede una cosa grossa. Vuole lanciare un appello al comune di Fano? Sì, io voglio chiedere al sindaco che deve dare una mano a questa situazione. Noi abbiamo bisogno, noi siamo cittadini italiani, da una vita io qua, da 20 anni che ha fatto la domanda del caso popolare non ha avuto niente, e io da una vita che lavoro è sempre quella cosa. Io ho 3 bambini minorenne, se non mi danno un aiuto cosa faccio io? Perdo il lavoro, che io come stamattina ho lasciato il lavoro, ho lasciato tutto e non lo so quando deve tornare a lavorare, se io rimango così fuori strada, buttato, non lo so dove deve andare. È quello anche, mi devono dare una mano. E noi dovremmo essere in collegamento con Dimitri Tinti, assessore al welfare del comune di Fano, nonché presidente dell'ambito territoriale sociale 6. Buonasera Tinti. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Intanto le chiedo se la famiglia versa in uno stato di bisogno e se è seguita dai servizi sociali. No, il servizio ieri quando... il familiare è venuto per compilare, per essere assistito nella compilazione della richiesta per il sostegno al pagamento del canone di locazione, visto che c'è un bando che è insomma, aperto fino al 31 di ottobre e l'ufficio di promozione sociale fa anche questo servizio di assistenza e di accompagnamento. Il servizio ha verificato appunto nel nostro database che questo nucleo familiare non rientra, diciamo, tra le famiglie che sono seguite, che sono in carico al servizio. Ha rappresentato appunto però ieri la propria situazione anche di totale autonomia e di buona relazione anche con il proprietario di casa e mi risulta che l'assistente sociale ha proprio su questo, in virtù anche del buon rapporto dichiarato con il proprietario e visto che lamentava appunto che la necessità di interventi urgenti, quantomeno una condizione di precarietà dell'alloggio, di intervenire subito a tutela della salute e anche dell'incolumità dei minori stessi, cosa che appunto direttamente con il proprietario di casa. Poi stamattina, a seguito della dichiarazione di inagibilità, la famiglia invece ha ritenuto di dover pretendere l'intervento del servizio sociale a fronte di un alloggio immediato con spese a carico del comune, cosa che appunto ci ha un po' lasciato anche un po' interdetti. Quindi lei dice la situazione economica e di autonomia, questo significa che loro potrebbero permettersi di pagare una stanza in hotel piuttosto che trovare un'altra casa in affitto? Oppure possono in ogni caso rivalersi sul proprietario dell'immobile, giusto? Ecco, appunto, siccome mi risulta insomma che siano adempienti e quindi per quello che riguarda il contratto di affitto e quindi il pagamento del canone di locazione e vivendo appunto in una proprietà privata c'è un proprietario, quindi la cosa che anche è stata anche indicata e suggerita dall'assistenza sociale è proprio quella di rivalersi, c'è una responsabilità privata dal punto di vista civilistico, diciamo. E poi comunque è opportuno ricordare che l'intervento del servizio sociale, cioè qui non siamo di fronte a ipotesi di calamità naturali o eventi imprevedibili che sono non ascrivibili, diciamo, alla responsabilità di alcuno. Qui c'è una responsabilità, quindi il servizio sociale è giusto che intervenga in ogni vicenda privata in cui venga meno la disponibilità dell'alloggio, però dove c'è una difficoltà oggettiva dal punto di vista anche di disagio economico. Poi è chiaro che noi siamo tenuti a intervenire come servizio sociale ad esclusiva tutela dei minori, previsto anche dall'articolo 403 del codice civile, ma nei soli casi di grave pregiudizio o di stato di abbandono degli stessi. Non mi sembra che sia questo il caso. E comunque, visto che ci sono entrambi i genitori, e in assenza di situazioni critiche sotto il profilo economico o della rete parentale, altrimenti noi saremo costretti a segnalare alla competente procura, quindi al Tribunale dei Minori,
appunto la inadempienza o quantomeno l'incapacità da parte della famiglia di approntare, diciamo, e prendere Provvedere alla provvedimenti tutela per dei minori, evitare però andrebbe a lo discapito stato di poi grave pregiudizio. dei genitori. Certo, questo chiaramente nessuno lo vuole, no, nessuno vuole arrivare a quella cosa. Quindi c'è di fatto una responsabilità privata, perché comunque l'alloggio ha un proprietario. Risulta che la famiglia sia adempiente dal punto di vista del pagamento del canone. La prima cosa è appunto cercare di, anche in virtù dei buoni rapporti che sono stati diciamo, dichiarati dal capofamiglia nei confronti del proprietario, Di di provvedere in cercare di autonomia, insomma. trovare Grazie, un certo. assessore, per questo suo intervento e per le spiegazioni. Buona serata. E noi Prego, buona passiamo ai serata. rincari del gas e dell'energia che mettono sempre più in difficoltà famiglie e imprese. Dopo l'intervento straordinario di ARERA che ha evitato il raddoppio, lasciando però l'aumento al 59%, si attendono provvedimenti da parte del nuovo governo. Oggi Cristiana Guerra ha intervistato privati e imprenditori. Sentite. Una vera stangata, gravata dall'assenza di segnali, in grado di far ben sperare per il prossimo futuro. Dopo la pandemia, la nuova emergenza legata ai rincari nel settore energia sta provocando un duro colpo a consumatori e imprese, sempre più in difficoltà con i pagamenti, negozi che chiudono, famiglie che chiedono rateizzazioni e molte aziende costrette a bloccare la produzione oppure ad attivare la cassa integrazione. Le bollette dell'elettricità continuano nella loro folle corsa al rialzo. Nel quarto trimestre l'impennata sarà del 59%. In termini di effetti finali, per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia tipo nel 2022 sarà di 1.300 euro, più del doppio rispetto ai 632 euro del 2021. Come affronteremo questo inverno? L'affronteremo spendendo meno. Quindi bisogna risparmiare. Su che cosa? E sui vestiti, su quello che si può risparmiare. Anche perché gli stipendi e le pensioni rimangono le stesse. Non sono cambiate di una virgola, anzi. L'hanno diminuita della pensione, l'hanno diminuita di 20 euro, non si riesce, non si riesce. Quindi i viaggi così, zero. Secondo lei il governo dovrebbe stanziare o fare qualcosa in maniera immediata? In maniera immediata, però deve essere che si va avanti per il futuro, non solo per oggi. Lei come l'affronterà l'inverno? Con molta difficoltà. Sono pensionata, la pensione chiaramente è quella. E con tutti gli aumenti che ci sono, non solo le bollette, ma anche i prezzi dei beni principali, primari, sono aumentati, sono andati alle stelle, per cui non riesci più a sostenerle le spese, ecco. Secondo lei cosa il governo avrebbe dovuto fare o si doveva muovere prima a livello nazionale per evitare questa situazione? Certo, si poteva muovere prima, però ho la sensazione che comunque anche chi adesso andrà al governo e cercherà di porre qualche rimedio, in realtà non so se ci riuscirà. E alla resa dei conti chi ci rimette sono sempre le persone che non è che hanno chissà che stipendio o che pensione, come nel mio caso. Da ottobre, caro bollette, prezzi alle stelle, come si affronterà, come si andrà avanti in questi mesi? Bisognerebbe che qualche associazione si prendesse in carico questa cosa attraverso i non pagamenti, perché l'unica cosa che fa, secondo me, potrebbe fare qualcosa. Credo sia abbastanza evidente per chi segue un po' le cose, sembra solo speculazione, perché sia dal punto di vista del costo del gas è quello di sempre. Quindi voglio dire, ci stanno speculando delle grandi aziende internazionali e stanno macinando utili enormi alle spalle di persone che in teoria non possono far niente perché non ci tutela in realtà nessuno, la politica non ci tutela, anzi è a loro servizio e le varie associazioni sono tutte comunque elette dalla politica, quindi non seguono i cittadini, nessuno fa gli interessi dei cittadini, purtroppo la realtà è questa. Quanto le è arrivato? Beh, io vivo da solo, quindi mi è arrivato 3 volte di più, 200 euro in 2 mesi. Prima pagavo un terzo. È una situazione molto difficile. Purtroppo dobbiamo stringere tutti. Lei cosa farà per risparmiare quest'inverno? Accenderemo di meno sia il riscaldamento che la luce. Oppure andare in un paese dove il riscaldamento non ci vuole.
Speriamo che si fermi questo mercato, se no finché riusciamo paghiamo, quando non riusciamo più vedremo. Al momento non attueremo aumenti, però speriamo che si fermino queste bollette. La cifra? 2.300 euro. Rispetto a? A 500. È diventata una situazione molto brutta, che non pensavo che arrivavamo a questo. Cosa vogliamo fare? Il governo bisogna che abbassa le tasse, qualcosa bisogna che fa, perché mi sa che la situazione... Chi ha una pensione di 500 euro come fa a pagare una bolletta da 1000 o 1500? Spegne tutto e che sta con il plaid a sto punto, se no bisogna fare una gran rivoluzione, perché è quello, siamo arrivati a un punto proprio... E sull'ipotesi di realizzazione di un parco agrivoltaico di 45 ettari, l'amministrazione comunale di Cartoceto ha indetto un'assemblea pubblica per venerdì 7 ottobre alle ore 21 presso il Bar Giunto in via Sant'Anna. L'incontro si pone l'obiettivo di illustrare ai cittadini l'impatto del progetto che la società TEP Renewables ha depositato al Ministero della Transizione Ecologica, ma anche di motivare la posizione di netta contrarietà del comune e di presentare il punto dell'iter autorizzativo. Basta, ha commentato il sindaco Enrico Rossi, con quelle che potrebbero apparire come buone politiche di sostegno alla transizione ecologica. Siamo di fronte solo alla mera speculazione. Realizzare un impianto di quella dimensione, aggiunto, significherebbe cancellare un pezzo dell'identità e l'attuale morfologia del nostro territorio, alterare il valore paesaggistico e il microclima e mettere in pericolo il versante interessato. Intanto questa mattina Rossi ha avuto un incontro con il presidente della provincia Giuseppe Paolini e con il vice sindaco di Fano Cristian Fanesi. Siamo fortemente preoccupati, ha spiegato Paolini, per quello che si dovrebbe realizzare, visto che la zona è già provata da altre situazioni. Così si andrebbero a creare altri disagi ai cittadini, ha aggiunto. Non si può deturpare una collina quando ci sono siti e luoghi più idonei. Si è concluso di recente l'operazione Mare Sicuro, la campagna nazionale della Guardia Costiera che dal 18 giugno al 18 settembre ha coinvolto 300 uomini e donne, 16 motovedette e mezzi navali minori, supportate dai voli dei mezzi aerei del terzo nucleo aereo di Pescara e dall'intervento della componente specialistica subacquea. In totale sono stati 43 gli interventi di ricerca e di soccorso in favore di unità navali per avaria al motore e al timone, per incaglio, per incendio oppure per avverse condizioni meteorologiche, mentre 61 sono state le persone tratte in salvo. Durante l'operazione sono stati effettuati circa 13.800 controlli e sono state elevate 218 sanzioni amministrative. Invece le 1.400 verifiche condotte lungo il litorale marchigiano hanno permesso di restituire alla libera fruizione circa 13.000 metri quadri di aree demaniali marittime dove erano posizionate illegalmente attrezzature balneari. E adesso parliamo di sostenibilità ambientale e di lotta al cambiamento climatico. Nei vari comuni sono molte le iniziative, come quelle di riforestazione. A Fano però ci hanno segnalato, diversi telespettatori, molti alberi messi a dimora negli ultimi anni e già morti. Il servizio di Filippo Pucci. Ogni 21 novembre nelle principali città italiane si celebra e si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi con lo scopo di diffondere il rispetto e l'amore per la natura e per la difesa degli alberi. Anche nella città di Fano, nelle precedenti annate, questo appuntamento si rinnova interrando delle piccole piantine a seconda dei nuovi nati nell'ultimo anno. A partecipare inoltre sono i bambini delle scuole locali che, muniti di paletta e guanti, scavano nel terreno e inseriscono varie tipologie di arbusti. Nel novembre 2019, in un campo nella zona di Treponti a Fano, amministrazione e scuole hanno messo a dimora più di 300 piccoli alberelli con l'intento di lasciare questo piccolo spazio verde aperto a tutti, essere frequentato e visitato in tranquillità. Ma niente di tutto questo. A distanza di soli 3 anni, quella stessa porzione di terreno è ormai lasciata all'abbandono tra erba alta e incuria, ma soprattutto con le 365 piantine e arbusti in fin di vita, se non già morte. Che dire poi dell'area di Via dei Tamerici? Anche qui nel 2020 furono piantate sempre dal comune ben 400 specie di piccole alberature in occasione della festa degli alberi. Avranno resistito? Le foto parlano da sole. Bisogna dire che in entrambi i casi non tutte le piante sono in fin di vita, solo una piccola percentuale, ovvero le più forti, hanno tenuto crescendo e facendo spuntare le prime foglie.
Altre segnalazioni ci arrivano da via Flaminia, nella zona della nuova rotatoria di fronte ai vigili del fuoco. Nell'area di terreno a fianco l'autostrada, querce, olmi, cipressi, aceri, frassini piantate da Pavimental nel piano di riforestazione relativo alle opere compensative non hanno resistito alle cocenti giornate estive e alle gelate degli ultimi anni, come anche quelle piantate a fianco il Metauro in zona Tombaccia. Infine, l'ultima foto che ci arriva è quella di Sant'Orso, nell'area che costeggia il parco della superstrada di Fano. Una lunga fila di siepi d'alloro, anche qui in secca. A questo punto, si legge nel messaggio del segnalatore, noi cittadini ci chiediamo qual è lo scopo di queste iniziative di riforestazione se poi non si segue il ciclo della pianta? Perché vantarsi di piantare alberi se poi vengono lasciati abbandonati e nessuno se ne prende più cura? E a proposito di segnalazioni dei nostri reporter, oggi una telespettatrice ci ha inviato diverse fotografie scattate nell'area degradata della pista da skate a Sant'Orso di Fano, dove a terra si possono notare buche pericolose e rifiuti di ogni genere, compresi i vetri di una bottiglia rotta. Queste sono solo alcune delle immagini dello stato attuale, ci ha scritto stamattina, ma in altri momenti, assicurato, è addirittura molto peggio. Con i lavori di preparazione del terreno ha preso il via l'iter per la realizzazione del nuovo cantiere di Wider nell'area della darsena cantieristica di Fano. Si tratta di opere propedeutiche al cantiere per il quale prosegue di pari passo la procedura burocratica con gli enti preposti, tra i quali l'amministrazione comunale. Dal nuovo centro per la costruzione, dedicato principalmente alla linea di catamarani, prenderanno vita anche nuove tecnologie e start-up. Il cantiere sorgerà nell'area portuale che si trova fra il Porto Antico e la Marina di Cesari, un investimento importante per uno spazio di 18.000 metri quadrati fronte mare con un'ampia banchina dove realizzare appunto la sede Wider. A Urbino invece c'è grande attesa per il Festival del Giornalismo Culturale, tra gli ospiti della 10ª edizione Gianrico Carofiglio, Agnese Pini e Luigi Contu. Dal web alla terza, la vita della cultura nel mare della rete. È questo il titolo della 10ª edizione del Festival del Giornalismo Culturale, che vedrà protagonista la città di Urbino da venerdì 7 a domenica 9 ottobre. Cultura e internet saranno i pilastri attorno ai quali ruoteranno gli appuntamenti in programma nelle tre giornate. Il web, infatti, è ormai una parte fondamentale della nostra vita quotidiana e senza di esso non sarebbe possibile restare al passo coi tempi. La sfida consiste nel capire come l'ambito culturale riesca a integrarsi in questo contesto iperconnesso, senza però perdere la sua identità. E come afferma la direttrice del festival, Lella Mazzoli, serve un'educazione e una buona informazione per districarsi nel mare del web. È tutto pronto per questa manifestazione cresciuta negli anni e che ha visto mutare anche il mondo dell'informazione culturale, tant'è Lella che per il decennale avete praticamente rovesciato il titolo della prima edizione. È vero, siamo partiti nel 2013 intitolando il festival dalla terza pagina al web, perché ritenevamo che il web avesse già allora un ruolo predominante o perlomeno un ruolo importante nell'informazione culturale, e oggi ci chiediamo se possiamo rovesciare quell'affermazione, tornare verso la terza pagina a partire dal web. E in effetti alcuni segnali ci sono, anche se con grandissime novità. Dunque c'è un legame importante tra internet e cultura? Assolutamente, c'è un legame molto importante che è cresciuto nel tempo. 10 anni fa c'era ancora una predominanza della parola scritta su carta, c'era ancora una predominanza dei canali monotematici in televisione e i racconti culturali in radio. Oggi tutto questo è ancora presente, ma ci accorgiamo che il web sta facendo la parte del leone, e quindi il web, in collegamento con tutto ciò che è tradizione per la cultura, sta avendo un ruolo molto importante. Ma anche i social stanno avendo un ruolo molto importante, come per esempio il lavoro che sta facendo, e se può sembrare paradossale, TikTok, specificamente sulla lettura. E di questi temi ne parlerete con tanti ospiti di fama nazionale. Abbiamo ospiti straordinari, per esempio la Lectio Magistralis di Gianrico Carofiglio, che intitola Le parole sono pistole cariche. Beh, insomma, è una riflessione importante sul tema della parola e sul ruolo che l'informazione e la cultura ha
nel nostro modo di vivere. Ma poi abbiamo Marino Sinibaldi, Vito Mancuso, un grandissimo studioso di biblioteche, di libri, che è Giovanni Solimine, ma ci saranno anche tanti personaggi che vengono dal mondo dell'innovazione e dai nuovi modelli di business dell'informazione. Ad aprire la giornata di sabato sarà invece Agnese Pini, direttrice della Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale. Agnese curerà una lezio su chi, dove e come ci si occupa oggi di cultura. Chiuderemo i nostri tre giorni con Frittella, giornalista Rai, che è direttore di ERI, ma anche con Marianna Aprile e Luigi Contu, che è il direttore di ANSA. Tra gli ospiti anche il direttore del Centro per il Libro e la Lettura, Angelo Piero Cappello, e poi Marco Vigevani, Gabriele Balbi, Simonetta Sciandivasci e Giovanni Bocciartieri. Anche l'arte, che è una manifestazione della cultura straordinaria, avrà un suo ruolo. Ci sarà un bellissimo dibattito condotto da Costantino Dorazio, e che riguarderà proprio un argomento che Urbino interessa in modo particolare, ma interessa il mondo, che è Federico da Montefeltro. Federico da Montefeltro è stato un grande collezionatore di libri, la sua biblioteca era seconda solo a quella di Alessandria, e a Urbino c'è una mostra che chiuderà con il festival su Federico da Montefeltro, e Costantino Dorazio, assieme al direttore di Palazzo Ducale, Luigi Gallo, e al direttore di Palazzo Strozzi, molto attento nelle sue mostre, che è Arturo Galansino, che è molto attento nelle sue mostre alla tecnologia, discuteranno proprio di che cosa volesse dire la tecnologia nel Rinascimento e che cosa voglia dire oggi l'introduzione, l'innovazione tecnologica nel mondo dell'arte. E tutti gli incontri saranno liberi e gratuiti fino ad esaurimento dei posti. Chiudiamo il telegiornale con un aggiornamento che riguarda la famiglia evacuata, perché ci hanno fatto sapere di aver trovato una sistemazione tramite amicizie in un appartamento situato nelle vicinanze dell'abitazione in cui hanno la residenza e che hanno dovuto lasciare questa mattina. Grazie per averci seguito, vi ricordo come sempre il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni 338-4968-250. L'appuntamento con l'informazione domattina alle 7 insieme a Massimo Foghetti. Buona serata.